Buonasera a tutti e benvenuti al telegiornale di Canale 11. Iniziamo questa sera con la prima notizia da Giussano, dove ieri pomeriggio un gruppo di Rom è arrivato nel centro cittadino e ha occupato la piazza del mercato. Vediamo il servizio di Marco Fumagalli. Siamo accorsi a Giussano, in zona Piazza del Mercato Casamica, in via Nenni precisamente, dove ieri è arrivata una compagnia Rom e si è insediata appunto lungo quella via. È qui che ieri pomeriggio un gruppo di Rom si è fermato per soggiornare a pochi passi dall'ospedale cittadino nel centro di Giussano. Con caravane e camper i Rom hanno occupato il suolo pubblico spingendosi fino alla recinzione del ricovero per anziani Casa Amica. Si vedono alcuni caravan Rom, con appunto Rom di etnia sconosciuta, che ci hanno allontanato e comunque l'amministrazione comunale ha preso provvedimenti, entro questa sera dovranno lasciare la via e il pezzo di piazza che hanno occupato. Era tempo che le cose tra i due non andavano. Già in passato c'erano state denunce per molestie. È quanto accaduto sabato scorso alle 10:15 nel parcheggio del Brico Sport di Via Milano a Seregno. I due residenti ad Esio hanno raggiunto l'area di sosta del negozio su due auto differenti e hanno cominciato a litigare in maniera furiosa arrivando alle percosse. Impaurita, la figlia adolescente ha tentato di dividere la coppia. L'uomo ha poi ferito la donna avvicinandosi con la sua auto. Trasportata all'ospedale di Desio, i medici le hanno diagnosticato 15 giorni di prognosi. La donna ha sporto querela di parte per lesioni personali. Cinque vetture sono state coinvolte in un tamponamento avvenuto in zona Monza domenica alle 18:10 sulla SS36 in direzione Milano. Una donna PD a bordo di una Golf ha tamponato un'altra Golf condotta da un uomo VA con il quale viaggiavano altre tre persone. Nell'urto sono state coinvolte in tutto cinque auto, tre i feriti. Paura ieri mattina per un incendio divampato in un'area di proprietà privata in via Como ad Esio, non lontano dalle case. Erano circa le 9 del mattino quando è stato dato l'allarme e subito sono intervenuti i vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago. Le fiamme si sono sprigionate in un deposito attrezzi e sono state subito domate, anche se inizialmente si temeva per la presenza di alcune bombole di gas, poi risultate fortunatamente vuote. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio. Le cause dell'incidente sono tutte da accertare, anche se da una prima analisi l'origine sembra accidentale. Pochi fortunatamente i danni, sono andate in fiamme alcune baracche e attrezzi di legno e nessuno è rimasto ferito. Giussano saluta l'ex sindaco Erminio Barzaghi, ex primo cittadino, si è spento ieri all'ospedale di Carate Brianza, dopo essere stato ricoverato pochi giorni prima. Barzaghi è stato sindaco di Giussano per 15 anni, fino al 90, presidente dell'ospedale della città, oltre che un vero volontario sempre a disposizione del prossimo, aveva 85 anni. Uno sportello gratuito a disposizione della comunità sul tema del risparmio energetico. Bernareggio aderisce al progetto Infoenergia con un apposito servizio di consulenza tecnica rivolto ai cittadini. Infoenergia è una società a partecipazione pubblica nata su iniziativa della provincia di Milano e costituita da una rete di sportelli sul territorio per rappresentare un punto di riferimento sui temi legati al risparmio energetico e alla promozione delle fonti rinnovabili. Lo sportello Infoenergia di Bernareggio è aperto ai cittadini ogni primo e terzo martedì del mese presso la sede del comune di via Prinetti 29 dalle 9:30 alle 12:30. La collaborazione prosegue anche con un'iniziativa rivolta alle classi quarte della scuola primaria Comunica Game con la consegna di scatole gioco e di un libretto informativo rivolto ai genitori. Il sindaco di Besana Brianza, Vittorio Gatti, ha convocato domani una nuova seduta del Consiglio Comunale. L'assemblea si terrà alle 21 presso la sede municipale. Si inizierà con la lettura e l'accettazione dei verbali della seduta precedente. Si continuerà poi con l'esame e la relativa approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2010. Si parlerà poi del rinnovo della convenzione con Brianza Biblioteche e preso atto delle dimissioni del signor Vito Adone, componente della commissione biblioteca, si sceglierà il sostituto. Questione alloggi comunali e lealtà verso le istituzioni. Questi temi caldi del prossimo Consiglio Comunale di Usmate Velate, convocato in prima seduta per domani. All'ordine del giorno la celebrazione prevista per il prossimo 9 maggio, giorno della memoria per i servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la loro lealtà verso le istituzioni. Ampio spazio all'attualità cittadina con l'approvazione in programma delle modifiche del regolamento per l'assegnazione degli alloggi in disponibilità comunale.
A seguire approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2010 con immediata esecutività. L'appuntamento è per le 20.30 in seduta ordinaria presso la sala consiliare di Villa Borgia. È stato convocato per venerdì 29 aprile alle 21 il Consiglio Comunale a Sulbiate in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. L'assemblea si terrà come al solito presso la sede municipale. Molti gli argomenti sui quali si dibatterà, tra i più importanti ci saranno l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2010, l'approvazione della convenzione per la provincia di Monza e della Brianza e i partner convenzionati per la realizzazione delle azioni previste dal distretto culturale della provincia ed infine sarà discusso il progetto PIQUAL riguardo la gestione industriale del patrimonio stradale del comune. Non mancheranno poi numerose interpellanze presentate dal gruppo consigliare Progetto Territorio. Incontro a favore dell'adozione. L'Associazione Azione per le Famiglie Nuove, con il contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e con il patrocinio del Comune di Besana Brianza, ha organizzato un incontro pubblico dedicato ai genitori, insegnanti, animatori e a tutti gli interessati riguardo l'adozione. Si terrà domani alle 21 presso l'Ippogrifo Azzurro in via Filippini, in Villa Filippini, in via Viarana. Le più belle arie che hanno fatto la storia del grande schermo. Questa sera Film Musica Brianza, Musica e Cinema Festival sbarca da Grate Brianza con la serata Cinema e Musical. L'appuntamento è per le 21 all'auditorio Mario Rigoni Sterna della Cittadella della Cultura. Un'occasione per gli appassionati di opera, in particolare delle arie di Giacomo Puccini. È in programma venerdì a Busnago, una serata dedicata alla Turandot, con guida all'ascolto del capolavoro di Puccini ed esecuzione dal vivo di celebri brani, tra cui il famosissimo Nessun Dorma. Appuntamento alle 21 nella biblioteca di via San Rocco 14, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Queste erano le notizie del TG di questa sera, vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per averci seguito.